Ciao a tutti, il video focus di oggi è dedicato ai componenti della linea Rising Stone. I componenti della linea Rising Stone sono chiamati così perché non sono semplici componenti in resina, bensì alla composizione di questa resina viene aggiunta della polvere di madreperla, il che conferisce ai componenti questa particolare luminosità e la vividezza del colore. Tra i Rising Stone troviamo una serie di componenti molto versatili e pratici da utilizzare, come potrebbero essere ad esempio queste filigrane o questi donut qui. Sono componenti che hanno una doppia facciata, sono uguali fronte e retro e possono in un certo senso essere considerati dei componenti finiti, nel senso che basterebbe agganciare una monachella al forellino per avere ad esempio un orecchino. Trattandosi di resina, il componente rimane molto leggero, abbastanza leggero. Proprio nell'ultima settimana del diario delle novità abbiamo introdotto una nuova filigrana, una nuova forma tra queste filigrane, che è questa goccia qui. Il design, come potete vedere, è un po' più essenziale rispetto a quello delle versioni precedenti. Per queste gocce vi sto mostrando tutto l'assortimento di colore disponibile, perché sono appunto quelle che abbiamo introdotto proprio questa settimana, sono la novità di questa settimana, mentre per tutto il resto dei componenti vedete solo un paio di esempi di colore, ma ovviamente nel catalogo di Hobby Perline potrete trovare un assortimento molto più vasto. Un componente molto particolare di questa linea è questo componente qui. È un componente disponibile nella forma rettangolare o nella forma di goccia ed è un componente, come potete vedere, a rilievo. La base è traforata perché appunto alla base, diciamo, si tratta comunque di una sorta di filigrana, di lavorazione filigranata, per cui potremmo sia utilizzarlo con degli anellini e agganciarlo come un semplice pendente o anche come un connettore, oppure potremmo incollarlo e utilizzarlo come cabochon. E a proposito di cabochon, proprio nel diario delle novità di questa ultima settimana abbiamo introdotto questi qui, che sono appunto dei cabochon a imitazione della pietra naturale, del turchese ovviamente, e sono però dei cabochon resistone, appunto, sono quindi dei cabochon in resina alla cui composizione è stata aggiunta una polvere di madreperla. Oltre alla particolarità della miscela, questa linea, come avrete notato, si distingue anche molto per le forme, per le incisioni, per i rilievi sulla texture delle perline e dei componenti. Infatti, anche nel caso di un semplice tondo, questo viene lavorato appunto con delle incisioni che vanno a caratterizzare tutta la texture della perlina. Stessa cosa anche nelle briolette, per le quali abbiamo disponibili due diverse misure e anche due diverse tipologie di texture, in questo caso una texture tipo pelle, mentre per queste qui di 30 mm un'incisione floreale. E sono proprio i fiori l'altro tema caratterizzante di questa linea. Infatti, la linea Resistone si compone di diverse tipologie di perline a fiore, e con diverse tipologie intendo dire sia diversi stampi per quanto riguarda proprio la tipologia di fiore, sia diverse tipologie di foro, quindi diversi modi di poter utilizzare questi componenti all'interno delle nostre creazioni. Ad esempio abbiamo sia la possibilità di avere un fiore con il foro passante, disponibile anche poi in diverse misure e ovviamente in tantissime varietà di colore, sia ad esempio la possibilità di utilizzare un fiore con un foro centrale, fino anche a questa tipologia di fiore a campanella che potrebbe anche essere utilizzato come cono al termine di una creazione. E non potevano certo mancare in un assortimento del genere dei pendenti. Sono disponibili sia delle grandi dimensioni, 50 mm, sia 30 mm. Sono disponibili nelle versioni, chiamiamole a tinta unita, a tinta compatta, e sia in questa nuance sfumata che vede mescolati due diverse colorazioni di resina. Queste tutte le forme disponibili nella categoria Resin Stone. Una categoria che potete trovare sotto la macro categoria perline. E, come vi ho già detto più volte, vi ho mostrato solo tutte le forme ma non tutti i colori, quindi vi consiglio sicuramente di visitare la pagina inerente per scoprire tutte le altre tonalità disponibili.
Ciao, a presto!